Eccoci in diretta. Allora, dovremmo esserci. Un attimino che sistemo qua il telefono. Bene, vedo già che c'è già qualcuno. Perfetto. Cristina c'è già, fantastico. Allora, buonasera a tutte. Allora, vedo già Cristina Come si fa? Cristina, credo che devi chiedermi tu. Devi farmi tu una richiesta. Non so come fare. Ah, eccolo qua. Adesso ho trovato. Dovrei averti invitato, Cristina. Vediamo se funziona. Fantastico. Qui. Ciao Eccoci. Chiara, ciao a tutte. Ciao, buonasera, come Buona stai? Un serata, un po' presa. E tu come stai? po' Faccio presa. un po' più luce. Sì. Eccoci. Ecco qua. Ok. Allora. Ottimo. Bevo un goccino d'acqua, come sempre mi dimentico di berla prima. Eccoci, buonasera. Allora, hai finito per oggi? Dopo questa? Più Più o meno, o sì. Esatto, meno, più o meno. esatto. Beh, Allora. grazie mille, come sempre, grazie per questa diretta. Per me è sempre un onore poter fare una diretta con te, lo sai, e ti Grazie a te, Chiara. ringrazio molto. Allora, noi ci siamo, vedo che già c'è qualcuno, arrivano già i cuori. Io nei giorni scorsi, nei 2 giorni, ho raccolto un po' di domande, ne sono arrivate parecchie. Non so se sotto il tuo post anche avevi Sì, messo, sì, sì. ce ne sono Anzi. alcune, ce ne sono tante, magari non riusciamo a rispondere a tutte Certo, perché cerchiamo di tenere nell'ora, no? certo. Però vediamo di rispondere a Certo. quello che possiamo. Poi io Esatto. adesso ce le ho qua in fianco, vedo di magari alcune sono simili, diciamo, magari le possiamo mettere insieme. Sì. E poi mi direi tu, insomma, casomai di saltarne alcune se non sono. Ok, e intanto allora ti ringrazio. Io avevo lasciato anche la diretta precedente che abbiamo fatto. Da guardare per chi magari non l'aveva Certo. vista, per dove avevi spiegato bene le basi, no? Cioè le fondamenta di cosa sono gli ormoni bioidentici, eccetera. Quindi oggi pensavamo di fare più un domande e risposte, mettiamola così, puntato più sulla menopausa. Allora, sono arrivate domande sia sulla menopausa che un po' in generale sugli ormoni bioidentici, quindi bioequivalenti, quindi possiamo, se ti va bene, possiamo mischiare un po' le domande, Come no? desideri, Chiara, volentieri. Perfetto, grazie a tutti, a chi c'è in diretta. E ascolta Cristina, ti va di fare una mini presentazione di chi sei per quelle 2 persone che magari non ti conoscono? Certo. Allora, io sono Grazie. medico, da oltre 30 anni, sono specializzata in medicina interna. Quando ero in ospedale mi sono occupata, ho lavorato circa 14 anni fino al 2003 in ospedale, sono occupata prevalentemente di malattie cardiovascolari e ho fondato e diretto l'ambulatorio per lo scompenso cardiaco, mi sono occupata di tromboembolismo venoso, infatti l'angiologia è una seconda specialità che ho, ma che ormai c'è in ospedale, va bene, insomma. E poi dal 2003 sono uscita e niente, poi ho conseguito un master in osteoporosi e poi ho trovato la mia passione, gli ormoni, l'alimentazione sempre, perché comunque lo stile di vita, cioè, e soprattutto è abbastanza. Quando ti arriva una paziente dentro dalla porta, no? Tu la guardi e molto spesso dici, solamente guardandola, capisci cosa mangia, no? O dai disturbi che ha, ti è già chiaro che cosa mangia. Quindi modificare l'alimentazione, vi faccio l'esempio di una paziente che insomma ho sentito oggi per telefono che voleva fissare un appuntamento, però le ho detto, signora, guardi, a parte che la vedrei, sono un po' in là con gli appuntamenti, ma dov'è il problema? Il problema è uno sfogo alle mani, lei è stata dappertutto, ma nessuno riesce aiutarla. Ho detto, signora, come mangia? Allora ho detto, facciamo un mese di carnivore, tutto lì, se poi sarebbe molto molto semplice, poi non facile, no? Perché dipende se vuoi farlo. Cosa vuol dire carnivore? Che mangi carne, pesce, uova, grasso e sale, punto. Allora la domanda che deve fare sempre l'uomo capisce sempre, è veramente è Eh sì, interessante. dove Sì, la domanda bene. più fa. Noi, senza verdura, questa è la domanda standard classica, no? E io ho detto alla signora, lei faccia così per un mese, poi secondo me la visita non è più necessaria. Comunque, quello che
quello che noi facciamo, con quello che noi mangiamo, siamo. E poi ho scoperto gli ormoni bioidentici, bioequivalenti, perché? Perché ho capito che ero devastata e che nessuno mi avrebbe aiutata. E non avrei mai pensato veramente, quindi è stato più che altro un caso. Adesso sono 7 anni che li uso, che io infatti dico che sono sempre la cavia delle mie pazienti, e è diventata una vera e propria passione, quella di far capire che possiamo stare bene, che abbiamo il diritto di stare bene, però mi preme dire soprattutto come base che gli ormoni bioidentici, bioequivalenti, non sono la bacchetta magica che tanto vi piacerebbe credere. Voi dovete cambiare, lavorarlo sullo stile di vita, è lì che dovete partire, no? Perché molto spesso venite in ambulatorio pensando che io vi do gli ormoni bioidentici, voi non fate una mazza, perché è così, care donne, fatevelo dire, non fate una mazza, ma pigliate gli ormoni bioidentici e questo, puff, fa come Cenerentola con la zucca, giusto? E la fatina, e cambia il mondo. Non è così, perché un po' di posteriore o di olio di gomito dovete mettercelo qui, d'accordo? Questo è importantissimo. E questo è il lavoro che fanno tantissime, come la Chiara Regolini, come la Vanessa Bertinotti, come l'Emanuela Caorsi, tantissimi veramente, che vi spiegano come migliorare lo stile di vita e come stare bene. Ma se voi non ci mettete del vostro, anche noi i miracoli, insomma, anche no. Ti ringrazio, sì. E su questo sono, infatti, anch'io lo ribadisco sempre, le fondamenta sono date dall'alimentazione e lo stile di vita che mettiamo dentro l'alimentazione, la mettiamo dentro nello stile di vita, no? Poi c'è tutto il resto che tu promuovi tanto, anche l'esposizione alla luce solare, cioè la luce naturale, certo, il movimento, certo. E anche io dico sempre, cioè non possiamo integrare una cattiva alimentazione o un cattivo stile di vita, cioè possiamo arrivare, l'integrazione aiuta, ma se sotto non ci sono le fondamenta non si arriva tanto in là, no, c'è sempre un freno a mano, no? E tu anche lo ribadisci sempre, gli ormoni bioidentici, e io condivido, sono fantastici e servono tantissimo, però se sotto non abbiamo costruito la casa, cioè come iniziare dal tetto e non avere il resto, no? E quindi grazie mille. E, infatti non stiamo oggi a rispiegare cosa sono gli ormoni bioequivalenti, così magari brevemente, no? Sono, se vuoi dire, proprio due al volissimo. Allora, perché si chiamano bioequivalenti? Esatto. Allora, innanzitutto c'è da dire questo, che un altro così equivoco che vediamo subito di smitizzare, di distruggere, è quello della paziente che arriva dicendo: il mio ginecologo voleva darmi gli ormoni, ma io non ho voluto perché volevo gli ormoni naturali. Allora io dico sempre così: signora, che cosa sono gli ormoni? Cosa intende lei per ormoni naturali? No? Perché sempre di ormoni parliamo. Che differenza c'è fra gli ormoni bioidentici e gli ormoni bioequivalenti, insomma indifferente, sintetici? La differenza è semplicemente che i bioequivalenti o bioidentici hanno la stessa struttura chimica di quelli che fa il vostro organismo, quindi il corpo li riconosce. D'accordo? Mentre gli ormoni sintetici non hanno la stessa struttura. L'esempio ve lo posso fare con l'estradiolo. L'estradiolo è un bioequivalente, d'accordo? Cioè è l'estrogeno più potente in assoluto che abbiamo noi donne, e è quello che facciamo fino che non entriamo in menopausa, fanno soprattutto le nostre ovaie, ovviamente, e gli ovuli, i follicoli, ok? Mentre l'etililestradiolo, che è quello contenuto nel 95% delle pillole contraccettive, è uno estrogenico, cioè un sintetico con una piccola modifica della molecola dell'estradiolo, ma che cosa fa? Innanzitutto occupa più recettori contemporaneamente e molto più a lungo. Quindi noi non lo sappiamo poi esattamente che cosa fanno gli ormoni sintetici, d'accordo? Quindi con il bioidentico noi stiamo a dare degli ormoni
che hanno la stessa struttura chimica dei nostri ormoni e deve cercare nella terapia della paziente, in questo caso siamo donne, la maggior parte di noi, insomma, che ti ascoltano, cioè che ci seguono, sì. Deve essere come un vestito, cioè tu devi vedere il quadro clinico e devi adattare la terapia a quello che sono le esigenze della paziente per farla stare performante. La domanda che arriva poi è per quanto tempo, fino a che hai 150 anni, esatto. Lo sa il problema, cioè, nella serie fino a che ci sei. Sì, esatto, cioè, da oltre 10 anni, la prima volta ci sono andata a 41 anni, e poi ho avuto, ogni tanto veniva il ciclo quando voleva e poi qualche anno dopo ci sono andata definitivamente. Quindi io sto benissimo con la mia terapia ormonale, che poi modulo a seconda, ad esempio adesso è un periodo particolarmente stressante, quindi ho anche un aumento del fabbisogno di testosterone, che io aumento, perché questo mi dà assertività, sicurezza in me stessa e mi aiuta, perché continuo anche a allenarmi, che è quello che mi mantiene in bolla, ma tu devi sempre vedere il quadro clinico, no? Quindi questo è quello che li differisce. Tu hai un vestito, no? Poi potremmo parlare anche di Bijuva, visto che è arrivato, che ogni tanto le pazienti mi chiedono, far capire che quando io do alle pazienti per farle spendere di meno e facilitarle il reperimento di ormoni bioidentici, bioequivalenti, gli do Progefico Prometrium, che è progesterone micronizzato bioidentico, o Estreva gel o Lenzetto, che è un estradiolo bioidentico, lo trovi in farmacia e te costa 5 volte di meno che il galenico, no? Sì. Perché la domanda che arriva è: ma però io volevo quello bioidentico, ma lo è? Ma ci sono dei preparati anche già pronti in farmacia, per fortuna, giusto? Quindi infatti, sì. Questo è così importante, importante da dire. Grazie, infatti sì. E hai nominato anche il testosterone, spesso si ha paura, ma anche noi donne abbiamo bisogno di testosterone. Non abbiamo bisogno dei livelli maschili, ma ovvio, ci serve. E quando cala il testosterone, cioè, è uno di quelli che ci abbandona. Non per forza solo in menopausa, anche prima, sotto, quando si è molto sotto stress, come dicevi tu. Ma lo sai Chiara, scusami se ti interrompo, che a 40 anni abbiamo il 50% in meno del testosterone che avevamo quando ne avevamo 20. Quindi quando 50. Andiamo in menopausa, Maria Vergine, ok? Infatti. E di tutti gli androgeni, no? Quindi DEA, testosterone e androstenedione, che è più debole, no? E poi ovviamente noi non ci interessa tanto il idrotestosterone, che è quello che porta alla mascolinizzazione o comunque anche ai caratteri genitali, insomma non interessa il testosterone e sicuramente anche il DEA, che spesso si riduce di oltre il 70% all'entrata in menopausa. Assolutamente, infatti tra l'altro ci sono delle domande proprio anche sul DEA e anche sul testosterone, e così facciamo un po' di chiarezza, perché certo, alcune cose vedo certo. Che... Allora, facciamo così, grazie che abbiamo fatto un po' un piccolo ripassino, e ovviamente l'argomento è ampissimo, potremmo stare qua 7 ore a parlare, e cerchiamo di rispondere, Cristina cercherà di rispondere più domande possibili a riguardo, e adesso... Per chi scrive le domande qua in diretta, cercate di scrivere però tutta la domanda insieme, perché se la mettete un pezzo e poi sotto fate un'altra chat, cioè un altro messaggio, non riesco a leggerle insieme, cioè me le perdo. Io direi che inizio magari, cosa dici, con quelle che mi sono arrivate nella box, delle domande, poi magari anche quelle che hai tu, se vedi che ne hai qualcuna di bellina. Iniziamo subito da questa, ci sono due che le metto insieme, ok? Sì. Sono fatte da due persone diverse, però si prendono, che è anche una di quelle domande che spesso arriva. Allora, una ragazza chiede: fanno ingrassare gli ormoni bioequivalenti? E un'altra, te le metto insieme, te le dico insieme: dopo un mese di ormoni bio, cioè ha scritto solo bio perché non ci stava, sennò, sì, progesterone e crema di estradiolo, ho messo 2 kg, ero 56 kg per 1,65. Allora, io... Era finita? Sì, sì, te le volevo mettere insieme perché così... Io rispondo con questa che... Oddio, aspetta. Che leggo, che questa è la mia paziente. Ah, ok. Tutto vero, se posso dare una piccola testimonianza, sono rinata con la terapia sostitutiva. Certo, ho dovuto cambiare il mio stile di vita, alimentazione, esercizio fisico e rinforzo muscolare. Okay, ottima testimonianza, questo. Allora, comunque, per essere ancora più chiari,
No, non è che tu ingrassi con gli ormoni bioidentici, è il contrario. È ovvio che è come se io ti do il testo, ti do l'idea, ti do 25 mg di DEA, che è un androgeno, e tu puoi avere dei problemi. O ti do a te donna 15 mg di testosterone, puoi avere problemi. Che cosa? Capelli unti, pelle unta, acne, d'accordo? Anche peluria, ok? Sì. Ecco, quindi va da sé. È come un vestito. Tu devi dare quello che c'è bisogno per migliorare il quadro clinico. Sì, perché infatti c'è questo timore, no? Di prendere gli ormoni, in generale si dice certo, ormoni, certo. Fanno ingrassare. La ragazza che scrive appunto, dopo un mese di ormoni, progesterone e crema di estradiolo, ho messo 2 kg, ero 56 per 1,65, appunto poi ha messo 2 kg in più. Lì cosa diresti? Cioè, ci sono altre cosine forse da guardare? Magari. Innanzitutto guarderei, e mi verrebbe da chiedere, ma tu l'estrogeno l'hai preso per bocca? No? Perché se voi... Crema. Allora, che dosaggio hai preso? Poi mi verrebbe da dire, cioè, come stai mangiando, cosa stai facendo, come stai vivendo. Non è che ti fanno aumentare, bisogna vedere i dosaggi che stai prendendo, ovviamente, no? Sì. Sono sempre tante le cose che vanno considerate. Sì, perché appunto magari sono in un dosaggio sbagliato, per il progesterone magari non era quello adeguato, correggimi se sbaglio, potrebbe anche sia uno che l'altro magari creare un po' di ritenzione se non sono i dosaggi giusti, quindi non so, potrebbe starci e magari più che peso, più che grasso è acqua, insomma. Allora, noi, esatto, sono perfettamente d'accordo con te, quello che è importante è che vi deve essere chiaro che nel momento in cui io sostituisco, faccio una terapia ormonale sostitutiva adeguata, io rialzo il mio metabolismo basale, quindi lo rimetto in moto, perché i chili che metti su sul giro vita, che tanto ci stanno, insomma, ci disturbano, no? È perché io ho un rallentamento del metabolismo basale, ma devo, ricordatevi anche che si ha anche una modifica importante da seguire di quelle che sono le abitudini alimentari. Cioè io a 30 anni, cioè a 50 anni, a 60 anni non posso mangiare quello che mangiavo a 30 anni, perché mi cambia il metabolismo. Quindi occhio anche su questo, no? Da tenere sempre. Infatti una delle domande che è arrivata da me è molto bella, qual è l'alimentazione in menopausa? Meno cereali mangiate meglio è, se volete seguire una dieta anti-aging, d'accordo? Meno cereali mangiate meglio è, che cosa? Pasta, pane, grissini, piadine, crapfen, crostoli, biscotti e quant'altro, meno ne mangiate meglio è, sono proinfiammatori, quindi se volete invecchiare bene. E la stessa cosa va anche per gli ormoni sessuali, sono pieni di fibre, pieni di zuccheri, che quindi vanno a contrastare il loro effetto e ne riducono anche l'assorbimento quando li pigliamo per ossa. E comunque un eccesso anche di questi alimenti qui è deleterio per il testosterone. Assolutamente. E se posso permettermi, non solo in menopausa, vero? Anche prima. Beh, no, assolutamente. Perché alla fine, cioè, su questo lo condividiamo anche l'alimentazione, insomma, l'approccio all'alimentazione è quello che più si confà al DNA umano, diciamo, no? Dell'essere umano. Esatto. Quindi importantissimo. Bene, ti ringrazio. Allora io andrei avanti, ci sono due domande, le metto insieme, anche queste sono di due persone diverse, sul DEA, il testosterone. Allora, una so già cosa dici, comunque, anzi entrambe. Allora, una: va bene le creme creme al testosterone e DEA per la secchezza? E l'altra è: DEA in menopausa, quanti milligrammi e per quanto tempo? Grazie mille. Su questa allora, magari... Sì, testosterone, sia il testosterone che il DEA sono ottimi anche localmente per la secchezza vaginale. Io non raramente li associo anche, specie il DEA, insieme all'estriolo. L'estriolo. Sì. Che è l'estrogeno delle mucose, d'accordo? Quindi lo si può dare, ricordatevi che l'estriolo non va mai dato sempre intravaginale. Io lo metto ad esempio con crema, consiglio sempre di mettere, non consiglio mai l'applicatore, perché già mi dava fastidio i Tampax o quella specie di non so se è rimasto così poi il Tampax, perché ormai ecco, che c'aveva quella specie di applicatore e per mettere di plastica, cartone, una roba, di cartone. Una roba terribile ai tempi miei.
Ecco, quindi stessa cosa con l'applicatore, non hai mai una redistribuzione, perché quello che consiglio io quando do il testosterone vaginale è di mettere guanto monouso, metterlo su un dito, quindi entrare in vagina e distribuirlo bene, uscire, andare sul clitoride perché è ottimo anche per il ripristino di una libido e anche quello che, che è l'orgasmo, d'accordo? E ricordatevi di andare anche nell'uscita dell'uretra perché il bacino pelvico. Il pavimento pelvico, scusatemi, è pieno di recettori per il testosterone, importantissimo anche nell'incontinenza, perché io in menopausa, purtroppo, chi più, chi meno, chi mai, può avere un'incontinenza da urge o da stress tipo, non so, salti, corri, ecco, e da urge che di punto in bianco senti anche il suono dell'acqua, pensi di fare pipì, dici, oddio, adesso me la faccio addosso, ok? O è mista, e questo ti aiuta. E poi di finire verso l'ano, perché anche lì ci sono recettori per il testosterone. Io dico sempre di fare così, che tanto quando pigli la routine l'hai fatto in 10 secondi, d'accordo? Bello. Quindi potete farlo col testosterone se scegli di darlo come via di somministrazione. Quindi vaginale in crema o gel vaginale, non c'è problema, però senza estriolo, e poi magari puoi aggiungere due ovuli di estriolo 2 volte in settimana. Oppure puoi farlo col DEA, che anch'esso ha un effetto fantastico, sempre sulla secchezza vaginale. Poi bisogna vedere se è una secchezza normale o vai verso un lichen, lì assolutamente testosterone anche alto dosato. Poi, per quanto riguarda il DEA, finché ce n'è bisogno, forever. Ma tu, perdonami, mi attacco io con una domanda. Il DEA lo prescrivi sempre anche quotidianamente? Quotidianamente, certo, perché le nostre, ad esempio, io non condivido mai, cerco di evitare, come anche nella terapia che tu fai negli ipotiroidismi, no? Raramente io faccio, lo faccio, ma molto raramente, per dire un giorno pigli un 100 microgrammi, un giorno 75 microgrammi, perché preferisco dare 88 microgrammi tutti i giorni, per capirci, no? Il nostro corpo non è che produce come si dice, gli ormoni, lo fa tutti i giorni. No, noi stiamo cercando di entrare nella natura nostra, che anche questo è di una presunzione assoluta, perché sia chiaro proprio, però stiamo cercando di andare incontro a quelle che sono le esigenze di un deficit ormonale. Quindi io sì, lo do sempre tutti i giorni, secondo quella che può essere, mi raccomando, una secrezione fisiologica. Poi puoi Ottimo. scegliere di dare il DEA peros in capsula o di dare un DEA transdermico. Infatti, perfetto. E la domanda sempre sul DEA in menopausa, quanti milligrammi al giorno? Ovviamente dipende dal valore Allora, che. io è raro che ecceda i 10 mg. No? Ad esempio, oggi si è arrivata una paziente che lei è già in trattamento da un tot, piglia 5 microgrammi, ha un body mass index di 18, quindi una minuta magra. Cioè, io non posso farle Magrina. 5 mg, io delle mie pazienti in terapia ormonale sostitutiva bioequivalente che hanno 25 mg, penso che le conto sulle dita di una mano. Infatti anche quello è per quello che è importante non cioè, cucirlo, no? Cucire gli Certo, ormoni come dice la certo. dottoressa come un vestito, perché c'è la paziente che è più magra, la persona più Esatto. robusta e quello è più bassa, più alta, e quello conta tantissimo. E rispondo al volo, permetto di rispondere io, a questa domanda che diceva, buonasera, chi prescrive i bioequivalenti? I medici, ma ovviamente non tutti, mi permetto di dirlo io perché so che tu sei modesta, su questo, allora ci sono pochissimissimi medici in Italia che conoscono, ad oggi, che conoscono gli ormoni bioequivalenti, giusto? E Cristina, la dottoressa Tomasi per me è una delle... Mettiamo delle migliori, se non la migliore, anche perché penso che tu sia la prima in Italia che gli ha No, iniziati a... no, no, No? ci sono delle Quasi. ginecologhe a Milano, c'è la dottoressa professoressa Ah, Grazio Pin, c'è la sì, dottoressa sì, è Filoni, vero.
ecco, loro che, per carità di Dio, bravissime, che proprio veramente, poi sono, mi piacciono molto anche quando insomma spiegano. E ecco, è un peccato che, sì, come dici tu, io mi aspetterei che un ginecologo, cioè il ginecologo si occupa della Caterina, giusto? Soprattutto il ginecologo, quello lì fuori dall'ospedale, ha da fare solo quello, perché non è che opera, perché un ginecologo in ospedale magari ha tutta la parte chirurgica anche, d'accordo? Poi si specializzano quindi chi più nella parte ostetrica, chi più nella parte ginecologica, ginecologia oncologica, comunque, ok, ma hai la Caterina, cioè lì. Non è che c'hai da fare lo scibile, cioè scusatemi, io come internista avrei un pelo di bagaglio in più, ad esempio io se uno mi fa le domande, mi viene e dice io vorrei che lei mi seguisse per una malattia reumatologica, rispondo no grazie, guarda, cioè proprio non mi ha mai fregato niente di reumatologia, non è la mia competenza, non è la mia materia, è inutile, d'accordo? Quindi ecco, ma se c'hai solo la Caterina dovresti sapere tutto, l'enciclopedia della Caterina. E quello che mi meraviglia è che la maggior parte dei ginecologi ma non ci provano neanche, no? E questo mi dispiace perché le pazienti a volte si sentono abbandonate. Assolutamente, anche perché c'è un sacco di informazioni adesso, grazie a internet, tantissime donne sanno cosa sono gli ormoni bioequivalenti È vero. e il loro medico no. È vero, ma tu hai ragione, lo sanno di più le donne perché sono brave, perché basta vedere queste che ci seguono questa sera, le Esatto. donne, vi siete proprio brave perché andate a leggere, vi informate, brave. Io ho Infatti. pazienti che hanno cambiato il loro stile di vita, sull'alimentazione guarendo, ma dopo anni di pellegrinaggio, quindi veramente, brave, siete brave. Sì, ed è un peccato perché insomma la medicina può fare meglio di come è fatta ogni tanto, no? Comunque, quindi chiudiamo la parentesi, i ormoni bioidentici può prescrivere solo il medico, appunto, perché sono di appannaggio medico, ma ovviamente non tutti, cioè non tutti riconoscono e non tutti quelli che riconoscono possono avere cioè c'è chi ha una certa conoscenza e chi magari è ancora un po' all'inizio. Ecco, mettiamola così per essere polite. Bene, allora ascolta, ti faccio questa domanda qua che è interessante, anche questa è una preoccupazione spesso di Carlotta. Allora, perché in molti sostengono che assumere ormoni durante e dopo la menopausa faccia male, che oltre ad essere innaturale possa essere cancerogeno, soprattutto per l'apparato riproduttivo, gli ormoni bioidentici che tipo di controindicazioni hanno? Allora, vi rispondo alla prima parte della domanda perché sono ignoranti come le capre. Ok? E qui mi sento di essere un po' meno light perché devo dire perché mi sento di essere meno light, punto. Vi dico solamente che la terapia ormonale sostitutiva, quindi parlo di TOS tradizionale, d'accordo? Riduce la mortalità per ogni causa. Vi faccio presente che noi donne purtroppo abbiamo il più alto numero di Alzheimer. Voi sapete che noi, la previsione dell'Alzheimer per il 2040 è non so, raddoppio dei numeri, a parte perché, scusate, magnate ancora male, troppi zuccheri. Però uno dei sintomi, ad esempio, quando si va in menopausa è la memoria. Mi sento rincoglionita, detto proprio fuori dai denti, d'accordo? Non mi ricordo Persa completa. cose, persa, mi dimentico i nomi, non mi vengono in mente le parole, d'accordo? Difficoltà di concentrazione, ok? Adesso non voglio dire che con questo vi viene l'Alzheimer, per carità di Dio. Io l'ho provato questo e vi assicuro che è veramente orrendo, perché mi sono detta se avevo 45 anni, mi sono detta, se l'aspettativa di vita della donna è 85 anni e Dio vuole che io ci arrivi, passo 40 anni così, se la sparassi in bocca, perché io non so come fare, non è che puoi vedere quel post-it con l'agenda, d'accordo? Davvero. Ecco, io non ho bisogno dei post-it, cioè ce li ho per ricordarmi i numeri di telefono adesso, perché Chiara non sono in ambulatorio, ma non ho bisogno per le mie cose, cioè me le ricordo, sono performante. Quindi anche la demenza, comunque la demenza che può sopraggiungere, può essere favorita anche da un deficit ormonale. Ok? Quindi Assolutamente. ecco, poi la seconda parte era se ci sono controindicazioni, ma devi sempre valutare la
paziente, perché se ovviamente un carcinoma mammario in atto o comunque un tumore ormonosensibile in atto, non lo dai, come non daresti un antipertensivo a uno che ha la pressione normale o un antidiabetico. Insomma, devi sempre valutare il quadro clinico, devi sempre vedere un momentino gli esami, la storia della paziente, d'accordo? E poi anche il cancro al seno pregresso non è una controindicazione a fare una TOS. Ma anche perché, correggimi, il progesterone comunque non, cioè se, anche se c'è un tumore in questo senso, il progesterone può essere controindicato anche? No, se tu ce l'hai attivo non te lo fanno dare, no? Una cosa okay. folle che io ho avuto anche delle pazienti, tipo una giovane dove hanno fatto un istero anessiectomia, cioè tolto utero e ovaie per un CA ovarico, quindi hanno tolto tutto, la signora zero? Niente, è stata catapultata in menopausa con dei sintomi, poverina, veramente, guardate, devastante. Non c'è stato verso, eh? Io ho provato a sentire in ospedale, no, dico, diamo la terapia, diamo il TOS, perché no, no? Ma se una mia paziente oggi che è venuta, allora del 62, bellissima donna, lei ha 59 anni, ha fatto una isteroscopia perché aveva avuto dei sanguinamenti, quindi con un ispessimento dell'endometrio, non è venuto fuori niente, negativa. Era terapia con Estreva, d'accordo? Quindi estradiolo 0,5 mg transdermico, un Progefic 100 mg, un DEA 5 mg, lei una un body mass index piccola, non aveva testosterone, lei, le hanno sospese, abbiamo sospeso tutto 3 mesi fa perché aspettava di fare l'isteroscopia, ora le hanno detto in ospedale, no, ma non può prendere gli ormoni, prende il Bijuva, cioè mi è venuto da ridere, ho detto scusa, progesterone 100 mg e 1 mg di estradiolo per bocca, d'accordo? Un altro ha detto, no, piglia il tibolone, che è l'Ivial, è un sintetico in assoluto, e un altro ha detto, il medico, no, prende il Senso, che poi, a parte che a me non è mai piaciuto, e allora, scusate, ma... E poi ha detto, no, ma allora vai dalla dottoressa Tomasi, chiede lei, ma scusa, cioè non ho capito. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo ripristinato la terapia, dico, allora, facciamo così per sicurezza, di maniera che la paziente non sia in ansia. In settembre faremo un'altra visita ginecologica, andiamo a vederci l'endometrio, quindi il rivestimento interno dell'utero, e la signora si è accorta che adesso ha 3 mesi che era senza, ovviamente, no? Eh sì, assolutamente, immagino. È Infatti io credo che sia un timore rivolto più agli estrogeni in generale, che poi è quello dell'estradiolo, che sia timore che sia proliferativo a livello cellulare, no? E quindi si dice no, fa male, cioè bisogna stare attenti, non bisogna prenderlo. Però anche lì dipende, come dice sempre tu, dal quantitativo, dal monitoraggio che si fa, perché anche questo è importante ricordare, cioè non è che una inizia con un trattamento, penso, con gli ormoni bioidentici e basta, e non si vede più, non si fa più controlli. È importantissimo tenere monitorati perché, ripetiamo, è una terapia che probabilmente va anche un po' modulata nel tempo, no? Certo. Assolutamente. Infatti una ragazza qua scrive, una volta ho letto che in Italia solo l'8% fa la TOS, quando in realtà dovrebbero farla il restante 80%. Può essere, sì, perché c'è un po' di fraintendimento, cattiva informazione e quant'altro, e soprattutto appunto non si ha tanta informazione sugli ormoni bioidentici, quindi grazie a Cristina che continua a spingere su questo. Io non so se vuoi anche tu, se hai qualche domanda lì, io ne ho. Perché vedo che mi passano tante domande anche qua, ma non riesco a beccarle. In ogni caso, io vado avanti, poi se tu hai una domanda che vuoi fare. Allora, ormoni bioequivalenti anche se seno fibroadematoso. Allora, ma non vedo assolutamente perché no. E questa anche bella. Bene, mi è partita la luce. La luce che fa i fantasmi, va bene. Dopo, se continua, vado a spegnerla perché mi sembra di essere in discoteca. Comunque, allora, questa è, allora lei chiede: operata per miomi ed endometriosi, quarto S sarà, quarto stadio, esatto. Ora pillola estroprogestinica in continuum, alternative naturali. Ma le alternative naturali più che altro bisogna vedere se è data una pillola in continuo per non farla mestruare, d'accordo? Perché molto spesso vengono messe queste pazienti con delle gravi endometriosi anche in una menopausa indotta, d'accordo?
Perché l'endometriosi, lo spieghiamo magari per le followers che non lo sanno, è una malattia devastante. Pensate che il tempo di diagnosi medio per arrivare alla diagnosi di endometriosi sono 9 anni, 9 anni di sofferenza. È Cioè, vergognoso. no, veramente, Sì. poverine. Perché che cosa succede? Che voi avete endometrio, che sarebbe il rivestimento interno dell'utero, quello che voi buttate fuori, sfaldate, d'accordo, durante ogni mestruo, ce lo potete avere in altri posti che possono essere sull'ovaio, dentro la parete dell'utero, un'adenomiosi, ce lo potete avere nel peritoneo, quindi fuori nella cavità addominale, delle placche le potete avere anche sul colon, alcune le trovate sul come si dice, diaframma, Diaframma. scusatemi, e anche polmonari. Ma voi pensate che razza di Mamma disturbi che mia. ci possono essere, i dolori, no? Quindi va da sé che in alcuni casi mettono praticamente bloccano il ciclo, perché se non mestro, cioè se io ti blocco completamente l'ovulazione, non hai più il gioco ormonale che ti Certo. può indurre. Ecco, quindi lì ricordatevi che l'endometriosi è una malattia infiammatoria. Quindi la prima cosa da fare, voi dovete seguire una dieta che è più che una paleo, una keto paleo, ovvero carne, pesce, uova, verdura e poca frutta, rigorosamente stagionali, possibilmente prodotti delle vostre parti, d'accordo? Grassi sani, se volete semi oleosi, comunque questa roba qui. Voi dovete togliere tutti i cibi proinfiammatori, perché se noi andiamo a vedere l'anamnesi alimentare delle pazienti che hanno Endometriosi. l'endometriosi, hanno avuto degli, chiamiamoli, abusi di sicuramente carboidrati raffinati in passato, d'accordo? Quindi il primo approccio è questo, e omega 3 assolutamente, e per quanto tempo? Forever, d'accordo? Cioè forever anche per noi, figuriamoci una patologia del genere, che forse aumenterei un pelo, e poi aggredire tutti quelli che possono essere i disturbatori esterni, interferenti endocrini, igiene circadiana, d'accordo? Luce, stile di vita, sonno e tutto. E dopo, ovviamente, se hai diciamo così, un caso un po' meno grave di questo, puoi provare con un progesterone micronizzato 100-200 microgrammi, puoi andare anche più su, però in questo caso qui capisco che hanno dovuto dargliela in continuo, no? Però Certo. io comincerei a approcciarmi a modificare la dieta assolutamente. Sì, se già non lo fa, sì, assolutamente anch'io dico l'endometriosi è terribile, c'è chi veramente ci soffre tanto e io lo vedo anche ai miei clienti, cioè sistemando l'alimentazione, togliendo i cibi proinfiammatori, cambia la vita già parecchio. Poi, chiaro, ci possono essere cioè, casi più o meno gravi, però, e io dico sempre, visto che siamo in questo argomento, mi piace aggiungere una cosa, cioè, l'attenzione per chi ha l'endometriosi, secondo me, veramente deve riuscire a creare un assetto mentale, un mindset veramente importante sul fatto che alcuni cibi, cioè, deve avere più attenzione una persona con l'endometriosi di un'altra, anche quasi più di chi ha un'autoimmunità. Perché ci sono tanti interferenti, come dicevi tu, che arrivano da tante parti che ci possono infiammare. Quindi anche l'attenzione alle creme che si usano, che siano naturali, che non apportino già estrogeni, xenoestrogeni, non usare la plastica, agli stessi cibi che sulla carta sono magari sani, naturali, eccetera. Per due persone lo stesso cibo con endometriosi possono fare. Per una persona sono ok, per l'altra no. Quindi veramente l'attenzione all'alimentazione è altissima. Viene consigliato comunque, cioè, sì, tante tengono i cereali senza il glutine, no? Però io non lo so, secondo me qualcosina anche quelli possono fare, no? Sì, assolutamente, assolutamente. Bene. E anche qua il Teflon che si stacca dalle padelle, esatto, per esempio. Per esempio, esatto. C'era una domanda qua che è passata che volevo, visto che ci attacchiamo prima alle altre. Una domanda: la TOS è compatibile con un mioma o si rischia di alimentarlo e farlo crescere? Ma allora, se parliamo di TOS, parliamo già, siamo in menopausa, quindi devi sempre equilibrare la TOS ovviamente con estrogeni e progesterone, quindi con controlli regolari, quindi non vedo assolutamente perché.
Ottimo. Io vedo una domanda. Scusa. È 64 anni, menopausa da 12, tantissimi dolori a tutte le articolazioni. Allora, nel 21% le pazienti hanno dolori articolari diffusi, d'accordo? Quindi questa è una donna dove sicuramente il primo approccio è quello dietetico. Voi dovete ridurre anche qui l'apporto di cibi proinfiammatori. Questo è importante. Sì. Non vi costa niente, provate. Andate in una paleo e vedete come vi trovate, ma anche in una low carb, ok? Sì. E dopo, sicuramente, anche se la donna è in menopausa da oltre 12 anni, e secondo le linee guida delle 7 maggiori società mondiali di menopausa, noi possiamo iniziare una terapia ormonale bioidentica entro 10 anni dall'entrata in menopausa. La mia risposta è: ma scusa, e le altre, allora cosa fai? Le lasci soffrire? Ma non se ne parla neanche. Cioè, la signora sicuramente, se non ha controindicazioni, andrei anche con una terapia sostitutiva bioequivalente, ma contemporaneamente, ovviamente, mettendo a posto stile di vita, alimentare e stato micronutrizionale. Assolutamente. Infatti, visto che stai parlando di questo, ti leggo invece che una domanda che volevo ottenere dopo. Questa ragazza che so che mi segue, credo che abbia anche una buona alimentazione, se non erro, e capisaldi per arrivare bene alla menopausa, più così facciamo anche questa domanda, grazie. E ancora info sulle proteine, perché tanto paura. Vabbè, comunque sì, infatti magari una da volta facciamo una mini diretta sulle proteine, sì, se hai voglia. La teniamo più tutto. Sicuramente. Allora, su capisaldi, appunto, visto che parlavi dell'alimentazione. Certo. Voi volete invecchiare bene, dovete avere massa muscolare adeguata, e la massa muscolare la potete avere adeguata a 40 anni come a 80, potete avere uno schifo di massa muscolare a 80 anni come a 80, ok? A 40 come a 80 anni, ma sta in voi, cioè nel senso, se io voglio una massa muscolare adeguata devo innanzitutto mangiare proteine. Quante? 1,4 grammi chilo peso minimo, ok? Minimo, questo è il discorso che io faccio ogni giorno alle mie pazienti, perché non mangiano sufficientemente proteine. Allora, cosa faccio io? Io vi posso dire che non ho nessunissima voglia di stressarmi in che senso? E di stare lì a pensare se io con la mia alimentazione assumo sufficientemente proteine, perché lì mi stresserei veramente, perché se a me va di mangiare erba a cena, io erba intendo la minestra di verdure che mi ha fatto mia mamma con tutte le verdure fresche, e che dopo mi mangio il radicchio e mi mangio gli agretti con lo soffritto in padella, erba è, no? D'accordo? Quindi dal punto di vista, diciamo così, di proteina è poco interessante. Io mi integro, semplice, io sono integrata completamente, non c'è problema. Faccio al momento due pasti al giorno con un digiuno intermittente fra le 17 e le 19 ore, perché la mattina non mangio, in ambulatorio non c'è niente, ma anche se avessi da mangiare non avrei tempo, quindi e mangio nelle restanti ore e mi integro di proteine semplici. Io prendo aminoacidi essenziali, prendo solamente i MAP, e questo lo dico sempre, perché i MAP hanno gli studi scientifici che vanno in sintesi proteica al 99%, non prenderei nient'altro, d'accordo? E vi ricordo che gli aminoacidi ramificati, che sono leucina, isoleucina e valina, sono 3 degli 8, quindi se pigliate solamente ramificati non serve una beata mazza. Esatto. Vende per guadagnare, ok? Quindi mi integro. Allora, voi volete invecchiare bene, dovete sicuramente evitare il più possibile cibi che vi fanno male. Ma lo sgarro ci sta? Ma certamente posso farmi la carbonara con gli amici, ma godetevela, non c'è nessun problema. Ma se io mi faccio tutti i giorni la carbonara, mi faccio il tiramisù 4 volte a settimana, oppure i crapfen, oppure i crostoli, così non va bene, perché a 30 anni magari reggete, poi a 40 avete finito in più. Quindi il più possibile una dieta equilibrata, ponendo l'occhio a grassi sani, perché spesso vi devastate con quelli, e i grassi malsani li trovate in tutti i prodotti confezionati, d'accordo? Sì. Perché costano i grassi buoni. L'olio d'oliva extravergine, ho visto che prima c'era Salvatore Pantolo che ci seguiva, ciao Salvatore, che lui produce olio di oliva in Sicilia, tra l'altro magnifico il suo olio, costa, d'accordo, sì, rispetto all'olio cuore, che è un'immondezza. Mamma mia. Olio nice. O le margarine, perché piglio la margarina vegetale. Immondezza,
Dovete imparare questo e anche i grassi sani oltre alle proteine. Poi potete farvi la pasta, ma, non, ma per carità del Signore va benissimo, semplicemente ponendo l'attenzione agli ingredienti che mangiate, magari menù semplici perché non abbiamo tempo, ma fatti che vi ricucinate. A volte potete farvi solamente una bistecca o io oggi ho fatto, ad esempio, avevo 35 minuti per mangiare, mi sono fatta le braccioline di agnello del Carlo Alberto Menini di Verona, lì vicino Sì. a te, Chiara, e del radicchio, ho messo dentro dei lamponi, me lo sono condito e amen, insomma, non avevo tempo per fare altro. E viva Dio, sono contenta di aver fatto le braccioline di agnello, d'accordo? Ma sì, infatti alla fine sembra, cioè mentalmente è complicato perché purtroppo viviamo in una società che Siamo di corsa. c'è inondato, sì, quello, ma poi c'è inondato di cibo che non è cibo, no? Io lo chiamo cibo non Certo. cibo e basta entrare in un supermercato e quindi si è proprio un po' perso cos'è il mangiare Sì. normale per l'essere umano. Per me il mangiare normale appunto è quello che stai Certo. dicendo tu, no? Certo. E per precisare il discorso proteine, non che, perché appunto la dottoressa diceva io prendo gli amminoacidi essenziali, ma non perché mangiare proteine fa male, ok? Mangiare proteine da cibo, parliamo Certo, carne, pesce, animale, uova, certo. cioè, va bene, assolutamente, è la qualità poi fa la differenza e anch'io dico, cioè, io non sono nutrizionista, però lo vedo anch'io, le donne che seguo mangiano pochissime proteine, cioè forse in un Hai pasto ragione, sì. due, ma poca roba, perché anche lì è stato proprio Certo. come si dice, un brainwash che c'è stato fatto che fanno male, fanno male, fanno male, ma non ci sono studi che dicono che, anzi, ne sono usciti un paio, e domani ne metto uno su una storia, che hanno visto, hanno fatto uno studio su 175 paesi, mi pare, cioè nazioni, insomma, conglomerati di nazioni, 175, tra cui anche l'Italia, e hanno fatto le review di un sacco Certo. di studi e hanno visto che la mortalità era inversamente correlata, cioè c'era meno mortalità in chi consumava più proteine animali. Assolutamente, ma ci Anzi, saremo carne era attenti. quello nello specifico. Esatto. Cosa che fino all'altro ieri ci hanno detto, no, fa male, fa male. No, no, Adesso no, ma pian piano escono anche queste cosine. per carità di Dio, ma questo lo sapremo perché io Eh infatti sì. dico che la carne non fa venire il cancro, ci saremo estinti Oh se no, c'è il anch'io. cancro. Brava, anch'io dico sempre. Mamma mia. No, infatti, poi per carità di Dio, io mangio anche volentieri le lenticchie, ma le mangio Sì. perché mi piacciono, ma non le vedo come fonte proteica, le mangio Esatto. perché mi piacciono. Mi faccio un piccolo soffrittino, le lenticchie, e dopo magari vicino ci faccio due o tre uova al burro, o visto che anche esso è burro chiarificato, tranquillamente va benissimo. Tutti i grassi animali sono fantastici, d'accordo? Vanno benissimo. E ottimo. Ad esempio, a me l'olio d'oliva piace, o faccio il soffritto o lo aggiungo a crudo. Mi Eh piace sì, tanto a crudo. assolutamente. E infatti ti dico sempre, se dobbiamo sempre pensare anche un po' in modo evolutivo, se veramente alcune cose che ci dicono che fanno male, facessero male, Certo, non saremmo qua a chiacchierarcela, insomma. Bene, e quindi andiamo avanti. Io ti faccio ancora un paio di domande che ho qua, e così poi andiamo verso chiusura. Allora, che queste due sono abbastanza insieme, sono sempre necessari o ci sono donne che ne possono fare a meno e l'altra che è simile, è indispensabile prendere gli ormoni in menopausa. certo. Ma allora sicuramente chi non ha niente che è o a pouch sintomatica o comunque a poca roba, è molto probabile che non verrà per farsi prescrivere gli ormoni. Esatto. E cioè, non è che sono indispensabili, quindi possono, bisogna, insomma, se, sono, se non si sta male, però ovviamente, come dicevi anche tu sempre, attenzione a come si mangia, come si vive, Esatto, eccetera, eccetera, assolutamente. no? Irritabilità e sbalzi di umore in fase premestruale, quali sono le cause, come consigli su come gestirle? Forse non è proprio in tema, ma Beh, ma però. ricordatevi che la sindrome premestruale è una forte componente, come si dice, una forte componente infiammatoria. Quindi se voi quella settimana lì premestruale mangiaste paleo, stretto, o una low carb, Esatto. very low carb, io sono convinta che voi l'80% dei sintomi scomparirebbe. Non vedo necessità di dare un progesterone
È come qui, se no io faccio come nella medicina convenzionale, che ogni sintomo ti do qualcosa. Questo succede a Esatto. volte anche, vedo nella medicina funzionale, questa è una cosa che mi fa incazzare molto, quando mi arriva una sfilza di integratori così, perché fanno la stessa roba come nella medicina convenzionale. Tu hai un disturbo e io ti do questo, poi ti do quest'altro, però ti do anche quest'altro, poi ti do il prebiotico, il probiotico e questo. No, non funziona così. Tu dai quello che serve. E anche in questo caso qui, se io con lo stile di vita in sindrome premestruale posso migliorare molto, io vi assicuro che funziona. Poi casomai potete provare con magnesio alto dosaggio un B6 e omega 3. Ma associate sempre un'alimentazione. Andate in paleo quella settimana lì, in very low, cioè in low carb, in una keto paleo. Io sono convinta che voi risuscitate senza cambiare Assolutamente. moment act, eccetera. No, perché può essere potrebbe, tra le cause ci può essere anche, no, una carenza di progesterone, però Sì, però guardare quell'aspetto, assolutamente. l'alimentazione prima, assolutamente, sì, 100%. E questa è anche bella. Da dove uno, allora, okay, da dove uno può cominciare per sapere se ha bisogno di ormoni bioidentici? Ma innanzitutto se hai disturbi, semplice. No, questo è il primum movens per cui una donna si sposta, si informa e contatta il professionista per valutare come possa aiutarla, ovviamente. Sì, infatti, dovete ascoltarvi e capire, insomma, se sono disturbi. Anche Certo. lì, magari facciamo un ragionamento prima sull'alimentazione, come sto mangiando, come sto vivendo, eccetera, e poi anche Certo. rispetto all'età che si ha, in che fase della vita si è, no? E allora io quelle che ho raccolto, mi sa che le ho finite. Allora, guarda, io ti faccio Vai. questo. Il mal di testa preciclo è causato dagli ormoni. Io ho 54 anni, può darsi, qui può essere veramente un deficit di progesterone in fase luteinica. Allora, qui c'è la donna, ho 52 anni, ciclo da circa 6 mesi, ogni 15-20 giorni che fare, qui proverei veramente con un progesterone, no? Perché qui abbiamo tipico in perimenopausa, deficit di progesterone, quindi ciclo accorciato. Quindi proverei a dare un progesterone dal 12° giorno in poi fino al ciclo successivo, magari aumentando il dosaggio. Come capire se c'è progesterone basso e dominanza estrogenica dai sintomi? Se tu hai una dominanza estrogenica, tipo la paziente di qui sopra, se c'è gonfiore, anche aumento di peso, sbalzi di umore, tensione mammaria, d'accordo? Questi sono abbastanza tutti i sintomi classici di dominanza estrogenica. Che cosa consiglia per la memoria? Uno degli ormoni veramente più fantastici per la memoria e per l'assertività, quindi il nostro benessere intellettuale, oltre che fisico e tonicità muscolare, è il testosterone, sicuramente. Il testosterone si assume senza prescrizione, anche chi non è in menopausa, non ha la tiroide. Innanzitutto il testosterone è un ormone, va prescritto assolutamente, d'accordo? Chi non è in menopausa, se c'è necessità, vi faccio un esempio, ad esempio le donne che pigliano la pillola contraccettiva, me ne è venuta una settimana scorsa, sui 40 anni, giovane molto attiva, che prende la pillola contraccettiva da 4 mesi, lei ha il suo compagno, ha una vita stabile, praticamente il suo desiderio sessuale è sparito, piatto. Sottoterra, sì. No, cioè lei è sconvolta. Questo succede perché? Che cosa succede? Quando voi pigliate la pillola contraccettiva, a parte che voi mettete le ovaie in frigo, okay? Non ovulate più, quindi non producete gli ormoni. Le ovaie perché ricevete sintetici e lei ce l'aveva sintetico completo, sia etenile estradiolo che progestinico. E la parte estrogenica vi stimola nel fegato la produzione di proteine leganti, gli ormoni, in particolare la sex hormone binding globulin, che è quella che ti lega gli ormoni sessuali, in particolare il testosterone. Se io ho il testosterone legato nel taxi, come dico io, non è libero, ma solamente la frazione libera degli ormoni ha effetto. Quindi vuol dire che io ho molta sex hormone binding globuli, molto taxi, meno testosterone circolante, libero circolante, e quindi questo può avere in alcuni pazienti, chi più, chi meno, d'accordo, un impatto sul desiderio sessuale che cala drasticamente, d'accordo? Quindi questo è importantissimo. Quindi in queste pazienti qui forse andrebbe integrato un pelo di testosterone. Poi a volte può succedere anche
perimenopausa, che sono gli anni che precedono l'entrata in menopausa. La tosse è meglio iniziarla durante la premenopausa o a menopausa conclamata, ma innanzitutto valuti sempre, la cosa migliore sarebbe accompagnare la paziente, no? Però questo dipende sempre, come si è detto prima, se la paziente ha o meno dei disturbi, ovviamente, sì, no? Perché se non hai disturbi, insomma, ecco, qui una paziente dice: la menopausa porta con sé molti acciacchi, primo fra tutti la mancanza di desiderio e pelle secca, sicuramente, però possiamo con la TOC ovviare. Ovviare. Eh sì, ci si può lavorare sicuramente. Esatto, su questi. Si può lavorare sicuramente moltissimo. Allora, il testosterone con la tiroide non ce ne frega niente, il testosterone che voi abbiate, non abbiate la tiroide, d'accordo? Questo non c'entra. Problema. Poi c'era che cosa si può fare per secchezza vaginale, abbiamo detto all'inizio, della trasmissione con Chiara. Aspetta, c'è questa... Vai. No, vai. C'è questa ragazza che ha 51 anni, in cura da 6 mesi con Primolut, adesso devo smettere causa inspessimento dell'endometrio, lei dottoressa mi può aiutare? Sì, tesoro, innanzitutto gli ha dato il Primolut perché parte dal presupposto che avesse un ciclo emorragico, presumo. Quindi lì devi vedere se adesso hai un espessimento, perché te l'hanno dato, insomma è un po' difficile. Esatto, poi questa qui è una bella domanda. TOS con PCOS invece della pillola, ma guardate che la PCOS, io ho detto, la sindrome d'ovaio policistico classica, d'accordo? È una, noi abbiamo una resistenza insulinica, ok? Quindi un ipoinsulinismo, perché se gli fai la curva glicoinsulinemica hai dei valori di resistenza insulinica da urlo, anche delle magrette. Attenzione, non è solo un problema delle persone un po' sovrappeso. Esatto, e con un iper, con un testosterone aumentato, oggi ho parlato con una madre che voleva mandarmi la figlia che ha 22 anni, studentessa di medicina, e mi ha detto la pillola, ma adesso ha sospeso la pillola da 3 mesi, è disperata perché non ha più le mestruazioni. No, no, signora, guardi che lei non ha più sanguinamento, la deprivazione ormonale, perché già non mestruava. Mamma mia. Non ho messo adesso, cioè non ha cambiato niente, ma anche durante la pillola non ha cambiato niente, perché la pillola non è la cura della PCOS. Ma okay? Non è la cura di niente, la pillola è un anticoncezionale. Io non dico, possono esserci magari dei casi. Sì, a parte come dicevamo prima. Okay. Ecco, esatto, no? Però sicuramente non è la cura dell'ovaio, sindrome dell'ovaio policistico, della PCOS. Il primo approccio è sicuramente alimentare, ma il primissimo approccio, no? Questo è il problema. Sì, assolutamente. Infatti è importante, perché c'è veramente tanta disinformazione ancora sul discorso pillola. Cioè la pillola mette in stand-by. L'ultima domanda, Chiara, che la vai. 55 sì. anni, questa qui è proprio l'ultima che è arrivata, mi sembra, da 2 anni in menopausa, desiderio sessuale completamente assente, rapporti non possibili per dolore atroce, disturbi di memoria importanti, cosa mi consiglia? Allora, io vi posso dire questo, la domanda che io faccio alle mie pazienti, ma anche in perimenopausa, quindi vuol dire che hanno ancora un ciclo sul desiderio sessuale, io potrei dire che oltre l'80%, per non dire il 90%, mi dicono il desiderio sessuale. Sì, è andato. Alcune dispiaciute per il loro compagno, marito, compagno di vita, comunque, d'accordo. Quindi questa donna cosa possiamo dire? Sicuramente vuol dire che tu hai, io quando mi feci il profilo ormonale prima di iniziare la terapia sostitutiva, avevo progesterone, estradiolo e testosterone liberi, indosabili, non era, assenti, non reperibili. Non pervenuti. Esatto, poi ero così come la nostra amica che ci scrive. Quindi sicuramente da fare un assetto ormonale, micronutrizionale, d'accordo? E mettere in bolla tutti gli ormoni. E sono sicura al 100% che questa amica viene a stare meglio. Sì, sono sicura. Assolutamente. Assolutamente. Anche perché c'è questa... Cioè, abbiamo noi nella nostra società, ma più qui in Occidente, no? Quest'idea che entri in menopausa è finito. Cioè, certo. È finita tutto. Anche il desiderio sessuale, basta. È vero.
Ma ho sentito in una conferenza online che fanno ogni anno, a cui hanno partecipato anche le ragazze di Conosci te stessa, non mi ricordo come si chiama, comunque sulla donna, quest'anno l'hanno fatta sulla menopausa. E per caso ho sentito una delle live. E questa antropologa spiegava che il problema con la menopausa è stato, pare che sia stato iniziato questo concetto di menopausa finita tutto, o anche proprio il concetto di menopausa da Freud, che aveva, infatti vorrei indagare, te lo dico magari se Sì, magari volentieri, lo Chiara. sapevi, che aveva una concezione, un'idea della donna un po' particolare, ok? Non era proprio il più prodo, cioè femminista del mondo. E deve essere stato lui, con le sue strane ricerche che faceva, a capire che appunto c'è un cambiamento, e ha iniziato è da lì che è iniziato questa associazione in questa fase della vita, quando finisce il ciclo, eccetera, iniziano dei problemi. E infatti in Asia, e questo lo sapevo anch'io, in Asia, non c'è, non so se in Giappone, comunque in qualcuno di questi paesi in Asia, non c'è proprio la parola menopausa nel dizionario, cioè non ce l'hanno la parola menopausa, perché è un'idea probabilmente tutta più occidentale, no? Che è associata a una fase della vita un po' triste, e non è così, cioè. No, assolutamente. Se io penso, io ho 57 anni e se penso che nel 2000 ne avevo 35, pensavo, ah, io quando andrò in menopausa farò sicuramente la TOS. Non avevo la più pallida idea di cosa la TOS per me era la TOS convenzionale. E quindi però vedevi la menopausa come un'entità lontana e astratta. Ma se noi guardiamo donne in menopausa, cioè l'Angelina Jolie è in menopausa, no? Sì. La Gwyneth Paltrow è in menopausa. Sì. Insomma, ce ne sono tantissime di queste qui, no? Pigliate la Jane Fonda che ha 80 anni, insomma, Mamma mia, Meryl Streep, bellissimo. donne, ecco, la nostra Monica Vitti, pigliate delle donne vere, a me piacciono le donne vere, non quelle strarifatte, no? Quelle che comunque sono, ecco, cosa vuol dire? Cioè, noi cominciamo, io devo dire che non farei cambio, anche perché quando arrivi alla nostra età, determinate cose, non c'ho della serie, ma dici, ma anche no, giusto, impari a dire no, impari a, Sì. cominci, insomma, i figli sono già più grandi, hai più tempo per te stessa e soprattutto determinate cose non le accetti più, no? Sì. Sei più on charge, dicono in charge gli americani, no? È vero, è un'altra consapevolezza, cioè si è più consapevoli di sé alla fine. È un bel periodo della vita, secondo me, cioè, bisogna pensarlo in questo modo qua, no? Hai E grazie ragione. anche a questi rimedi, a questi trattamenti, si può anche Certo. ovviare, cioè ovviamente sempre, come ben detto, mettendo le basi, le fondamenta Certo. prima, possiamo anche avere una qualità superiore anche, no, della vita. Assolutamente. Perché no? E ascolta, ci sono tantissime altre domande, però non vorrei rubarti più tempo. Abbiamo fatto già un'oretta e ti ringrazio. Magari vuoi dire dove ricevi? Perché so che adesso ricevi anche online, vero? Allora sì, io ricevo online. Allora io vi dico questo, io fino ad agosto non ho più disponibilità e perché ho delle visite, delle prenotazioni in stand-by che inserisco se si liberano posti, quindi in presenza non ho nulla di libero tranne per quelle che sono appunto in stand-by in lista. Io ho sempre detto che non avrei fatto consulenze online, Lo ma so, hai ceduto. infatti, ho ceduto, infatti, quando me la chiamano visita online, mi si rizzano i capelli in testa, determinate cose online sì. le faccio, però gli ormoni sì, cioè fino a che non, ecco. Quindi sì, lo faccio, ecco, una volta in settimana faccio l'online, ricevo esclusivamente a Bolzano. Ecco, insomma, io ringrazio la Chiara perché, a parte che è una persona stupenda, gliel'ho detto ieri che ci siamo viste perché appunto in ambulatorio è venuta a trovarmi perché c'erano la Vanessa Bertinotti, la sua compagna, la Cristina, e quindi ci siamo anche dimenticati di farci un È selfie quando vero, quindi, veramente prese, eravamo presi, ecco. esatto. Però la Chiara è una bella persona che
fa un sacco di cose e è una donna che si è messa in discussione perché noi donne siamo forti, a volte ci dimentichiamo, ma abbiamo delle risorse veramente infinite. Secondo me, io non voglio fare il discorso, per carità di Dio, femministico che rifuggo, però siamo avanti agli uomini, siamo avanti per questo, per la D'accordo. nostra forza e per l'umiltà di metterci sempre in gioco. Questo è importantissimo. Ti ringrazio tantissimo, qua vedo ci sono un sacco di ringraziamenti e grazie a te. E prima erano passate anche un paio di tue pazienti che dicevano che sono rinate grazie alla terapia con i bioidentici. Quindi ecco, e, beh, grazie mille a te Cristina, grazie per le tue parole e per la Grazie. tua partecipazione, la tua presenza e grazie a tutte quelle che hanno partecipato. La registrazione, sì, la diretta è registrata rimane salvata sul mio IGTV, sulle raccolte del mio IGTV sul mio profilo. E niente, Cristina, chiederemo a Cristina di tornare se ha voglia più avanti. Sicuramente, Grazie sicuramente. ancora, davvero, Ciao fantastica. Chiara, ciao a tutte. Buona Ciao. serata, grazie a tutte.